Uno dei problemi che si è soliti affrontare all'interno di un progetto IoT può essere senza dubbio lo stoccaggio delle informazioni, quindi la gestione della memoria persistente. Innanzitutto ci sono da fare delle considerazioni, soprattutto legate al quantitativo di dati che può generare il tuo progetto, e in questo video affronteremo l'argomento quanto più a fondo possibile. Ciao, io sono Lorenzo Neri e ti do il benvenuto sul canale di Elettronica Open Source. Iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato su tutte le tematiche che affronteremo assieme. Una delle problematiche numero uno di un progetto IoT quando si tratta di salvare e memorizzare i dati su una memoria persistente è senza dubbio il quantitativo. Pensate che a livello di aviazione un aeroplano in un giorno può arrivare a generare anche 40 petabyte di dati. È una quantità mostruosa di informazioni da memorizzare. Tuttavia, potrebbe essere che tu abbia necessità ben più piccole del petabyte. In questo video cerchiamo di capire quali sono le strade più opportune per noi stessi. Una cosa di cui senza dubbio abbiamo bisogno è la velocità e i bassi consumi, quindi le memorie magnetiche o i dischi meccanici sono senza dubbio da lasciare in disparte. Parliamo di quello che c'è a disposizione di memorie flash, quindi le solite schede micro SD o addirittura gli hard disk a stato solido. Questi sono una buona soluzione perché garantiscono una velocità di trasferimento dati abbastanza elevata. Non sono soggette a fallimenti di memorizzazione o addirittura di rottura, come è solito con gli hard disk meccanici, soprattutto se il progetto ha necessità di muoversi, come dicevo prima, nel caso di un aereo, quindi sollecitazioni date dal movimento o da eventuali urti. Questo non è un problema di solito per le memorie SSD o per quelle flash. Tuttavia, una considerazione che c'è da fare per queste due soluzioni è che vanno bene qualora noi possiamo sostituirle oppure possiamo aumentarle. Quindi vanno bene per soluzioni modulari, ma sappiamo bene che le soluzioni modulari vanno ad occupare spazio. Quindi cosa fare se dobbiamo ridurre le dimensioni del nostro progetto al minimo essenziale? Dobbiamo passare a tutto ciò che è saldato su scheda. Anche in questo c'è un'altra soluzione, ovvero utilizzare le memorie NAND. Allo stato attuale è possibile avere hard disk basati su tecnologia eMMC, quindi possiamo direttamente saldare sul nostro progetto oppure far saldare sul nostro progetto, quindi sulle schede, direttamente queste unità di memoria che allo stato attuale possono raggiungere quantitativi pari a mezzo terabyte di dati. Sono numeri abbastanza elevati, soprattutto se si tratta di un progetto abbastanza consistente e il costo si è praticamente abbassato a livelli mostruosi. Proprio perché l'integrazione di queste memorie, in termini di costi per la realizzazione e la produzione, sono diventati insignificanti a livelli industriali. Questa è la soluzione numero uno che posso suggerirti qualora tu avessi la necessità di miniaturizzare quanto più possibile la memoria persistente per i tuoi progetti. E ci sono un sacco di aziende che ti offrono soluzioni di questo tipo. In particolar modo la SanDisk è una delle aziende leader del settore che offre soluzioni di questo tipo. Naturalmente, se avessi domande o addirittura avessi in mente altri nomi di aziende che offrono soluzioni come quelle che ho appena detto, ti invito a lasciarli qua nei commenti, così da parlarne assieme.